Non adesso, dopo. Sono impegnata, grazie. Scusa, tesoro, invece di scartare continuamente regali, perché non porti il bambino a scuola? Gli farebbe tanto piacere. Ho troppi impegni. Yoga, palestra, manicure, pedicure, massaggi, l'agopuntura. Dove trovo il tempo? Ok, non ti preoccupare. Ci penso io. Hola, buon pomeriggio, tesoro. Hola. Buona tarde, mia signora. Grazie, miei adorati. Che trucco facciamo per questa manifestazione? Ti renderò una stella, la tua luce illuminerà il firmamento. Io ti farò una conciatura che diventerai una star da Hollywood. Eh sì, 3 miliardi di stelle manco solo io. Vieni, prego. Ciao amore, come va? Honey, hai finito? Sì, quasi. Certo che ultimamente facciamo una vita un po' noiosa. Non sei più brillante come una volta. Stai invecchiando. Ah? Io sto invecchiando? Come sei dolce. La moglie perfetta. Ho dimenticato la borsa e anche il telefono. Non so dove ho la testa. Dimentico tutto. Maricel! Sì, signora? Rimetti tutto in ordine, sto uscendo. Sì. E prepara la cena per questa sera. Ci vediamo dopo. A dopo, signora. Ehi, hey, ciao! Ciao! Ma tu cosa fai qua? Sono venuto a trovare Giselle. Domani ho affittato la casa per il servizio. Ma come? Sei piena di soldi. Tesoro, a me piace nuotare nei soldi. Per me i soldi sono un miraggio, ma tu potresti raggiungermi. Ciao, Lona. Ciao. Qui a Malibu si sta da Dio. Immagino. Mi manchi. Ah, e chi staresti seducendo? Un'amica ricca. Bravo, non ti smentire mai. Sei terribile. Ma scusa, mi fai una ricarica del cell? Sono rimasto senza credito. Vieni a trovarmi. Ma certo che vengo a trovarti. Bravo. Sì, però adesso ti saluto che non ho credito. Va bene, ciao. Ciao, ciao, ciao. Giselle, come va? Sei scottante. Domani faccio l'assistente fotografico al tuo corpo. No, non voglio scherzare troppo, perché se ridi ti vengono le rughe. Sì, dico sul serio, guarda. Ok, va bene. Sei spiritoso. A domani allora. Ok, ciao, ciao. Ah, che bello, guarda, sei proprio fortunata. Wow, tu vivi in una casa meravigliosa. Panorama fantastico. Mamma mia, una casa bellissima. Posso farti una domanda? Certo. È evidente che hai sposato un uomo ricco, ma pensi che ci starai per sempre? Assolutamente no. Io non ho radici. Io seguo il vento.
Sono sposata da 40 anni con lo stesso uomo. Forse avrei dovuto fare come te. Seguire lo stesso vento. Scusa, Francesca. Potresti aspettarmi nel soggiorno. Io devo andare nella dependance perché ho degli operai e devo seguire i lavori. Ci vediamo dopo. Sì, sì, ciao. Ciao. Ciao, bellezza. Ciao, caro. Grazie di avermi ospitato. Ho dovuto inventare una scusa con mio marito. Una piccola bugia. Le bugie sono una scorciatoia. Ma certo che vivi nel lusso. Io adoro le cose belle. Il lusso mi aiuta a sentirmi viva. A me va bene tutto. Basta che respiro. Accontentarsi fossilizza la mente. Io non mi accontento mai. Adesso vai, vai, che sta arrivando mio marito. Vai, vai, vai. Sono come la luna. Metà luce, metà buio. Il buio mi sta ingoiando, ma il cielo stellato è come un manto reale che mi protegge. L'immensità che mi avvolge. Ciao Maria. Ciao Giselle. Mi sto riposando un po', fare le foto stanca. Ci credo, mamma mia, non vorrei essere al tuo posto. Che fatica. Tu sei siciliana? Come mai qua in America? Mi avevano detto che qui ci sono tanti miliardari, così sono venuta a cercarne uno. Penso che ce l'hai fatta, no? Che bella casa. Sì, ho realizzato tutti i miei sogni. Senti Giselle, io adesso sto organizzando un party per poche persone intime, 200, 300. Ci vediamo dopo. Ok, a dopo, ciao. Ciao, devo andare. Quando ci si sposa, si pensa che sia per sempre. Bella idea. Gli anni passano e mi ritrovo ogni mattina a pensare che se divorzio le devo la metà di tutto. Mi sa che mi conviene amarla ancora per un po'. Manu, diventare stilista è dura. Perché hai scelto questa professione? Lo so, diventare stilista è un miraggio, ma è la mia passione. Allora ti do un consiglio. Segui la tua passione, ma nell'attesa di diventare famosa, sposati uno ricco. No, è impossibile, ho la predisposizione per quelli poveri ma belli. Amanda, sei pronta? Dai, ti aspetto sul terrazzo. Amanda, dai, sbrigati. Sì, dammi solo 2 minuti e arrivo. Amanda, lo sai che cosa stavo pensando? Che tu sei veramente fortunata a vivere da sola. Hai ragione. Io condivido il mondo solo con me stessa. Andiamo al suo ristorante favorito? No, portatemi all'aeroporto. Doris ha già avvisato i piloti. Parto per il Brasile. Signora, e le valigie? È un'emergenza. Farò shopping là. Principessa. Ciao cara, sei in forma? Ho finito il servizio fotografico, ora vado in centro. Ah, bene, vedo che ti tieni impegnata. Eh sì, mi sta girando bene e già che sono qua, provo a fare l'attrice. Ma come, l'attrice Hollywood senza studiare? E perché no? Mi hanno detto che ho delle grandi doti naturali. Ah, su questo non ho dubbi, davvero. Baci, baci. Sì, va bene, allora ci vediamo presto, mia adorata. Ciao. Dai.
Dopotutto, non sono felice con lui. Devo trovare l'uomo giusto, che si occupi di me e che mi faccia divertire. Cosa me ne faccio di uno che non mi cambia la vita? Ti amo. 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 Ti voglio. Ti voglio per sempre. Cerco la verità nelle tue parole. Mi hai fatto tante promesse. Ti amo. 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 Cerco protezione, comprensione, sicurezza. Voglio potermi fidare. Vorrei farti un regalo, qualcosa di grande, qualcosa di raro. Voglio essere felice, non soffrire. Voglio amare, non lottare. Ma che cos'è l'amore? Tante storie, tanti enigmi, tante soluzioni. Ma che cos'è l'amore? Si devo vivere sola, non so che voglio fare. Questa distanza mi duele, sta lo che siento.